Sanremo Live. Cari amici di Melito TV e Radio Studio 95, siamo in compagnia di Alice Caioli. Buongiorno Alice. Ciao. Come stai? Prima cosa che dobbiamo chiederti. Sto bene, sono un po' sommersa da questo... da questo mondo un po' più grande di me, e quindi sto cercando di godermi ogni sfumatura di quello che sto facendo adesso. Un mondo più grande, però tu vieni anche, hai un bel percorso, sì, con varie esperienze, dove a volte hai raccontato che sei contenta comunque di non aver raggiunto la notorietà così giovane ed essere invece arrivata adesso con questo bagaglio di esperienza. Ci spieghi un pochino la motivazione? Sì, arrivare ad avere notorietà quando hai poca consapevolezza di te e non sai esattamente cosa vuoi dalla vita, cosa vuoi fare, chi sei, è sbagliato, ti bruci presto. Oggi io ho consapevolezza, so un po' cosa voglio, come voglio arrivare, mi so raccontare e quindi credo sia arrivato il momento giusto, credo sia più giusto oggi che non a 17 anni. Almeno parlo per la mia esperienza personale. Sicuramente è una bella maturità. Parliamo un po' della canzone, un tema fortissimo, Specchi Rotti, la musica ti ha salvato. Cosa vuoi, quale messaggio vuoi dare ai tuoi coetanei e non soltanto, perché poi certi rapporti ce li hai a qualsiasi età e alcune ferite, a prescindere da quanti anni hai, ce li hai sempre. Allora, Specchi Rotti è un invito verso tutti i ragazzi che durante delle difficoltà non indifferenti imboccano le strade sbagliate come alcol, droga, depressione, cattive compagnie e si rifugiano in tutto ciò, forse per cercare di attirare l'attenzione di qualcuno, altre volte per ripicca, altre volte pensando che sia la cosa giusta. Io mi sono riuscita a salvare grazie alla musica, grazie a mia madre che si è accorta, e quindi possono farlo tutti, quindi è un invito a volersi più bene e a trovare il coraggio di uscire dai guai, perché si può uscire dai guai, si può fare. Questo è un messaggio bello. Adesso c'è una piccola curiosità, tu i tuoi fan li chiami pipistrelli, tutti pensano che è una cosa un pochino tenebrosa, invece è una cosa molto fiabesca, quindi ce la raccontiamo. Allora, il pipistrello di Anastasia Bartok mi è stato regalato come peluche quando avevo 4 anni e mezzo da mia madre e da mio padre, quindi è un ricordo molto carino che io ho, che mi porto dietro e che dedico, diciamo, alla gente che mi segue, quindi vuole essere una cosa molto carina, cioè non è... Sfatiamo questa, no, questo aspetto, no, che i pipi... assolutamente... cioè dark, per carità, non ho niente... sono una persona normalissima. Quindi abbiamo tranquillizzato coloro che pensano ai pipistrelli, no, la motivazione. Però quante volte te l'hanno chiesta? Tante, tante. Però, cioè, voglio dire, alla fine è un animale carino, cioè. Sì, carino. Come peluscino è carinissimo. Invece stai lavorando, c'è anche un bel lavoro dietro, uscirà, sì, il tuo album. Quando ci puoi dire un po' di cosa, quali saranno i temi che affronterete? Guarda, l'album parla interamente di tutto ciò che mi è successo, proprio di esperienze personali, di perle quotidiane. Non l'ho scritto da sola, ho voluto altri due autori che sono Andrea Maestrelli e Francesco Guasti, e l'album sarà prodotto da Davide Maggioni. Francesco Guasti, che insomma, che cosa ti ha consigliato, visto che lui l'anno scorso è stato... Lui è stato molto... mi ha lasciato molto libera di vivere questa esperienza senza condizionarmi con ciò che è successo magari a lui, no? Ho detto vai, vivitela tranquillamente, quindi... Come vivi anche l'aspetto dei giornalisti, di noi che facciamo radio, televisione, l'assalto praticamente? Cerco di viverla nel modo più tranquillo possibile, è bello,
Come ti ho detto prima, mi godo tutto quello che sta succedendo perché magari dopo non ritorna, no? Quindi è bello avere queste attenzioni, ovviamente. Io anche questo regalino che ci ha fatto Alice, quindi io ringrazio anche Cristina che dietro di te è veramente fantastica. In questo momento siamo in diretta Facebook, Radio Studio 95, abbiamo Merito TV, Calabria e Sicilia che ti segue. Quindi che dobbiamo dire ai nostri amici calabresi e siciliani? Beh, seguitemi perché io sto cercando di portare avanti me stessa, voi, perché da noi è tutto un po' una grande famiglia, no? Assolutamente, Messina Reggio, poi di che cosa dobbiamo parlare? Poi è del Sud, direi che bisogna votarla, Specchi Rotti, Alice Caioli. Incrociamo le dita, mi raccomando seguitemi, non solo Specchi Rotti, ma successivamente anche il mio album che si chiamerà Nego, Fingo, Mento. Ok. È un po'. Poi ce lo spiegherai. Poi la prossima spiegherò. Volta faremo la prossima intervista. Invece un saluto agli amici di Merito TV. Un saluto a tutti gli amici di Merito TV da Alice Caioli, qui da Sanremo. Sanremo Live.